Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Cast of Drums. Il video di oggi è la continuazione del format di Reaction, in cui vado a vedere le vostre batterie, vado a controllare i vostri studi, eccetera eccetera. Vi è piaciuto moltissimo, vi sta piacendo moltissimo questo format, quindi continua sempre di più, pian pianino vi farò passare tutti, perché i video che mi avete mandato sono veramente tanti e ci sono degli studi, devo dire, molto belli, delle batterie veramente molto interessanti. Oggi andiamo a vedere altri 4 iscritti, altri 4 batteristi che mi ha mandato video. Vi ricordo che se volete mandarmi il video, qui sotto in descrizione avete i link per caricare i file, eccetera eccetera. Vi ricordo, se possibile, di farli con cellulare, con quello che volete, in orizzontale, non in verticale, in orizzontale. Devo dire che me li state mandando praticamente tutti in modo corretto. Ogni tanto mi arriva qualche verticale, se mi arriva, in qualche modo si fa in montaggio, poi, come avete visto nei video vecchi, in qualche modo me l'aggiusto. Ma se potete, fateli in orizzontale e con un po' di ritmo, come vi dico sempre. Quindi direi di partire subito. Niente, mando la sigla e poi possiamo andare con la prima reaction. Quindi eccoci qua, mi metto le cuffie perché, come al solito, altrimenti non sento nulla. Fa bello caldo, devo dire, ma sono pronto per partire. Ovviamente, come avete visto, questo format sta andando avanti sempre di più. Più o meno sto facendo uscire 2 video reaction al mese, e fatemi sapere se ne volete di più, ad esempio una settimana. Potrei provare, perché i video sono tanti, quindi ci potrei provare. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e basta. Direi che possiamo partire con il primo video di Lorenzo Zanotti. Eccolo qui, Lorenzo. Vai, Lorenzo. Ciao Luca e un saluto a tutti gli amici batteristi. Io sono Lorenzo e adesso illustro il mio piccolo studio, dove suono, mi diverto e registro anche piccole cover. Siamo pronti. Ecco, questa è una panoramica della stanza. Gretsch, ok. Passando allo strumento, ho una Catalina Esche in frassino, con misure cassa 22x18, tom 1 10x7, tom 2 12x8 e timpano 16x14. Ok, abbastanza standard. Il rullante utilizzo un Tama Silverstar in betulla 14x5 e ho anche l'originale della batteria 14x5,5. Ok, eccolo laggiù. Passando ai piatti, come hi-hat uso uno Zildjian ZHT da 14, crash sempre da 14 alfa della Paiste, e un crash da 18 invece della Sabian B8. Okay. Come ride utilizzo un Sabian SBR, che purtroppo è un po' base, diciamo, e dovrei sostituire. Sì, vabbè, in realtà passando ci sta. Al divertimento utilizzo una Yamaha 10 per registrare, avere qualche suono un po' diverso. E come invece pedale utilizzo un doppio pedale Tama, okay, HP300. Ma la vera chicca è il treppiede per filmare, attaccato alla lampada. Oh yeah. Ciao a tutti. Attaccato alla lampada. Aspetta, cosa vuol dire attaccato alla lampada? Come l'hai attaccato? Voglio sapere come l'hai attaccato. Ma è bellissimo. È perfetto, veramente carino. Ok, è questa la cosa che mi piace un sacco, di vedere come vi aggiustate tante volte per trovare il modo, ad esempio in questo caso, di attaccare una videocamera. Come faccio? Non posso metterla in mezzo alla stanza, mi dà fastidio, eccetera. Attacco al muro, in qualche modo l'attacco al muro, al soffitto, e me la cavo. Lui ha detto: sai che c'è, prendo un trapiede e lo metto al soffitto. Detto questo, comunque, batteria molto carina. In realtà mi piacerebbe molto provare la Catalina di Gretsch, perché non ho mai avuto la possibilità di provarla bene. Mi è capitato di suonarla, ma giusto così, non ho mai avuto la possibilità di prenderla in studio e provarla bene, quindi chissà, magari in futuro potrebbe capitare. Piatti, ho visto che in realtà ha tutti piatti diversi, quindi un po' Sabian, un po' Paiste. Il Charleston non ricordo di che
marca fosse e quale fosse Zildjian, ZHT di Zildjian, lì è ovviamente una scelta. Io adesso meno, una volta ero un po' fissato sul fatto di avere tutto della stessa marca, tutto dello stesso modello, ma in realtà poi sono fisse mie, diciamo. Anche se trovi il suono giusto, se trovi il suono che ti piace con tutti i marchi diversi, va bene così, tanto alla fine l'importante è che il suono piaccia. Per quanto riguarda le SBR, in realtà l'ho provato, è vero, è un piatto economico, però volendo ci sta. Ci sono dei piatti migliori, certamente sì, che però hanno altri prezzi. Secondo me l'SBR non è poi così male, quindi grazie mille Lorenzo. Andiamo avanti, andiamo con Simone Rappacchietta. E vai Simone. Ciao Luca, questo è un ragazzino. Ciao. C'è la mia camera. Allora, grande col peluche, bellissimo. Iniziamo dei piatti. C'è il Neston da 14, Crash da 16 e Ride da 20. Eccolo lì, anche lui l'SBR. SBR Sabian. Eccoli lì. Invece, poi ho un China da 18. Ok. XS, sempre Sabian. Quindi al posto, anche io avevo fatto una cosa simile, a un certo punto utilizzavo, anni fa, ero ragazzino, più o meno avrò avuto la sua età, non so quanti anni abbia, ma forse ne avevo qualcuno in più di lui, e anche io utilizzavo Crash e Charleston da una parte e dall'altra parte Ride China, perché mi andava così. In realtà non è male, se hai un China, quello secondo me è un China da 20, io ho un China da 18, non è per niente male, ovviamente dipende dal genere che suoni eccetera, però ci sta, China al posto del Crash. Vai pure avanti, scusami. Ho il campanaccio fatto da mio padre. Ma pensa a te. Non ci sono. Bellissimo. Poi ho portabacchette. Un reggicampanaccio main. La poi batteria. Tamburo, direi. Il pezzo forte. Poi vai col pezzo forte. E la batteria. Tamburo opera fatta a mano a Santo Mero. Che ha le misure standard. Cioè da... cioè rullante 14x6,5, bello alto, è quello spinge tom di brutto, 10x7, al tom 2 dove 12x8, timpano 14x16, 14x16, 22x18, molto bella, è tutta doghe, ho tutte aste tamburo, ok, 800 sa tutto, devo dire, il reggi rullante 800, poi ho bravissimo questo qua che è però è 600, scabello tamburo 200, ok, doppio pedale, poi tamburo visto anche del Ride è un X drum, ok, della mia vecchia batteria, quindi questa è già la seconda, poi, batteria probabilmente. Come lo chiamo io? Frankenstein, perché è un doppio pedale che ha la base del doppio pedale tamburo. Ok. 600. Invece poi il secondo pedale è un Aeron Cobra 600. Ma pensa io a te. Io lo chiamo Frankenstein. E ci sta, è giusto, ma perché giusto, è un po' un miscuglio di cose. Una lavagna di vita a porta oggetti. Ok. Credo che per questo era tutto. Ciao Luca. Ciao, grazie mille Simone. Beh, cavoli, comunque penso che questo che tu stia suonando già da un po', beh, comunque è una batteria molto bella, veramente molto bella. La tamburo opera è una... in realtà era un po', tra virgolette, mi ricordo da ragazzino, un po' il mio sogno. Infatti mi ero preso il rullante tamburo opera, che ho ancora, era un 14x5 mi sembra, e questa batteria fatta tutta ad oghe, che era così particolare, mi piaceva tantissimo. Poi andando avanti ero passato, non avevo preso l'opera, avevo preso altre batterie, però mi abbia ricordato un po' questa cosa della tamburo opera, che cavoli, dicevo, è bellissima perché è tutta completamente ad oghe. E bravo anche per la questione del pedale, perché comunque appunto ha fatto Frankenstein, come dice lui, però se funziona
Molto bene, lì la regola è sempre la stessa, una cosa va bene o non va bene, non è importante, funziona? Se la risposta è sì, allora va bene. Quindi bravo, bella batteria, bravissimo e soprattutto super preparato, devo dire, perché a parte spiegare bene tutto della batteria, eccetera, ha spiegato anche le aste e sapeva il modello delle aste, che è una cosa che ad esempio io non so assolutamente. Quindi bravo, molto informato, mi è piaciuto veramente tanto. Rimaniamo sulla questione di ragazzi batteristi, super giovani batteristi, e andiamo con Leonardo Barella. Ciao Luca, sono Leonardo, 15 Ciao anni, in Leonardo. questo video non mi mostro per motivi di privacy. Giustissimo. Abito a Milano e in questo video ti farò vedere la batteria che utilizzo a casa e quella che utilizzerò ai concerti. Siamo pronti. Allora, questa qua è la Quindi due batteria che batterie. utilizzo a casa, è la Ok. MAPEX Tornado da Junior, è una batteria per fare jazz. E Più dimensioni piccolina. sono rullante 14x5,5, tom da 10, 12, 14 e la Cassa? cassa 18 ovviamente per Ah, fare jazz. 18. Sembrava 20. 18. Tutti i componenti da batteria sono triggerati perché abitando in condominio ho un certo limite di volume Chiaro. e i tamburi hanno le pelli mesh. Per il rullante utilizzo una Drumtech Rear Fill, quindi è Ok. formata da tre strati, invece due tom e timpano sono formati, cioè La utilizzano demo una remo normale. da un solo strato, se non Ok. erro. Poi come piatti Piatti utilizzo i Silent? CRX Non conosco. che servono per evitare di fare meno rumore e utilizzo Charleston da 14, 16, 18 e 20. Non conosco Poi come quei pedale piatti. Perfetto. utilizzo un Iron Cobra 200 per la cassa e un Iron Cobra 200 per Charleston. Niente Frankenstein lui. Poi, come batteria che utilizzo per fare le live, utilizzo una MAPEX Armory Ah, bellissima. Voglio vedere la con cassa da finitura. Voglio 22 vedere la e finitura. Luca, devo dirti che la batteria ha una bellissima colorazione. Che Mo' ti faccio strano. vedere, apro la cuffiaia. Questo Essendo Mapex, è qua penso sicuro che proprio. sia il tom da 12. Ah, bellissimo. Guarda qua la colorazione, Bellissimo. eh? Che ne Poi a pensi? me quelle di legno mi Bella piacciono un come sacco. colorazione. Colorazione legno, bellissima. Esatto. E la batteria Molto bello. Armory è cassa 22x18, rullante è un 14x6, se non Ok. erro. E poi le classiche misure 10, 12, 14 e 16. Poi come piatti Ok. per le live Ah, giusto, utilizzo è i vero. Tarkish. Questa qua è la loro borsa originale, però io utilizzo questa qua della Gewa, che è molto comoda perché ha una tasca davanti dove porto il mio piccolo splash, che è sempre da Tarkish, però moderate. Moderate. E devo dire che ha un bel suono. Lo Purtroppo non li splash ho da mai 10 provati e tanto. poi dentro ho nella Vogliamo vedere, tasca, quella vogliamo vedere. principale, ho i Tarkish XTR Brilliant. Sono le classiche Bisognerebbe misure, quindi vedere. 14, 16, 18 e 20. E poi utilizzo anche il doppio pedale, che è questo qua della Tamburo. Dov'è il logo? Aspetta che te lo prendo. Questo qua è il logo della Tamburo. Doppio pedale. In questo periodo non lo sto neanche molto utilizzando perché lo utilizzo piuttosto come abbellimento, ma non lo utilizzo molto. Spero che questo video ti sia piaciuto e grazie. Ok, no, grazie mille a te Leonardo, super, un bel ritmo veramente a parlare, a spiegare tutto quanto, quindi complimenti, spiegato tutto molto bene. Allora, ci sono un po' di appunti che devo fare, adesso l'ultimo che ha detto è il doppio pedale e anche in questo caso mi ricordo un po', tra virgolette, me stesso quando avevo 16 anni circa, lui era 15, no, forse qualcuno in più, giusto 17-18, in cui io ho preso il doppio pedale, poi pian pianino ho cominciato ad utilizzarlo solo come abbellimento e poi a un certo punto l'ho lasciato stare proprio e quindi adesso col doppio pedale non sono un granché, però quindi mi ha ricordato un po' questa cosa, ovviamente poi dipende dal genere che suoni, Leonardo, ovviamente non sentirti obbligato ad utilizzarlo, se ti piace come abbellimento usalo, se non ti piace
non usarlo, questo è giusto perché appunto mi ricorda un po' me stesso, quindi te lo dico giusto perché puoi fare tutto tranquillamente anche senza doppio pedale, a meno che tu non voglia far metal, eccetera. Però detto questo, altro appunto che voglio fare riguarda la batteria. Allora, la batteria, una Tornado, quindi una batteria tra virgolette abbastanza economica, che però suona, e l'ho provata anche sul canale, suona di brutto per il costo che ha. E ti faccio solo questo appunto, che batteria con cassa da 18 non è da pensare solamente per il jazz, nel senso che, ok, misure piccole, quindi probabilmente si fa un genere più soft, ma se vuoi fare funky ce la fai, se vuoi fare musica latin ce la fai, quindi è giusto pensare batteria piccola jazz, batteria piccola jazz, ma fino a un certo punto, quindi giusto così, com'è, parentesi, mi veniva la parola. Detto questo, comunque Mapex Armory molto molto bella, molto bella, finitura molto particolare, e devo dire, dato che adesso qui davanti sullo schermo ho ancora la batteria triggerata, molto interessante questa cosa. Ovviamente essendo in appartamento deve far così per forza, perché altrimenti gli vengono i vicini a bussare alla porta dopo 3 secondi, bussare alla porta dopo 3 secondi. Però sarei molto curioso di sentirla, questa batteria come suona. Anche le pelli Drum Tech non le ho purtroppo mai provate, però sembrano fare delle cose molto interessanti, quindi sarebbe carino magari poterla sentire. Pensiamolo magari in un altro format in cui sento le vostre batterie, giudico l'accordatura delle vostre batterie, oppure sento le vostre batterie triggerate come sono, eccetera. Boh, un altro format che potrebbe essere, fatemi sapere qui sotto nei commenti se metterlo in piedi, se pensare di metterlo in piedi oppure no. E ultimo, Manuel, vai. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti, sono Manuel da Firenze. Ciao Manuel. Vi faccio vedere un piccolo studio che ho ricavato da una cantina. Ok, sono registro, studio, suono e mi diverto. Anche con montaggio, devo dire, bravo. Eccoci qua. Questa è la famosa cantina che adesso è diventato un piccolo studio. Molto bello, molto spazio carino per me, per i miei studi, le mie registrazioni. Questa è la mia Roland UAD-503, l'ho già vista. Le chitarre quella di una mio batteria, figlio o di chi ne vuole usufruire quando vengono a registrare. Molto carino lo studio, eh? Molto carina la batteria, ma questo raga Roland 500, ascolto, cioè, di T770 Pro, meravigliose comunque, mi trovo bene. Una piccola regia. Beh, cavoli, con 3 schermi. Abbiamo un po' di... Devo dire tutto a posto, compressori. Sei un bello smanettone anche tu, devo dire, secondo me. Poi tanto passo dall'audiente di 24, okay, di registrazione, in effetti. Questa invece è la mia batteria acustica. Purtroppo ve la faccio vedere in foto perché la parte acustica del mio studio è a scandicci, adesso è in restauro. Okay. Questa è la mia Le Soprano Pro Vintage, che bella, in betulla finlandese. Molto è una bella. 22 10 12 16 adesso uso la configurazione con un solo tom, mm-hmm, e rullante Ludwig Suprafonic sul sicuro, accordata col TuneBot, perché quando ho visto la recensione, Luca, del TuneBot appunto sul tuo canale, mi sono innamorato di questa accordatura. Ok, molto bene, e praticamente non posso farne a meno, devo dire la verità. Ho accordato la cassa in Mi sulla prima ottava, okay, sulla seconda ottava il tom in La, il timpano in Re e il rullante in Sol sulla terza. Ah, ok, quindi con le note. Mi La Re Sol è meraviglioso. Bello, veramente bravo. Meraviglioso. È lì, perfetto. Lì la cosa bella col TuneBot è che io ero un po' scettico all'inizio quando l'ho provato, perché ho detto accordatori per batteria, no, meglio le orecchie. In realtà non è vero, nel senso più o meno ci vanno tutte e due, ci possono andare di pari passo tutte e due, però il fatto è che se tu riesci a trovare l'accordatura col TuneBot, poi ovviamente dipende anche dall'usura delle pelli e tutto quanto, ma riesci poi a ricrearla perfettamente. Quindi se hai delle registrazioni da fare, se hai un suono che vuoi così, come ad esempio Manuel in questo caso, che lui ha trovato il suo suono, lo vuole sempre così,
Coltune Bot imposti le cose, accordi e il suono è quello lì che stai cercando e che hai trovato e che è sempre uguale, quindi funziona molto bene. Comunque è una buona batteria, devo dire, perché la coratura regge benissimo. Vabbè, a distanza di un anno sono batterie pazzesche. Sono stato fermo, poi ho ripreso gli studi e devo dire che controllando col TuneBot la batteria è rimasta molto 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 intonata. Dopo un anno, è veramente, veramente bella. Piatti UFIP, okay. Serie class. Questo è quanto. Molto bello questo studio. Piccolo, accogliente, c'è tutto. Ovviamente la batteria elettronica è elettronica, sì, per quanto bella sia, pazzesca quella, come tutti sappiamo, l'acustica ha un altro feeling, sì. Ma devo dire che questa è forte veramente. È fortissima. Ah, la sentiamo anche. Spero di portarvi anche a Scandicci, magari più in qua. Sì. Infatti, vabbè, dico dopo. Faccio vedere la vera batteria. Bene, Luca, un saluto a tutti e grazie. Grazie mille a te. Grazie mille a te, un ottimo studio. Tra l'altro hai detto piccolino, in realtà pensavo che non fosse così piccolo, perché a vederlo da video sembrava già abbastanza grandino, perché comunque è organizzato molto bene, perché ci fa stare tante cose. Raga, è la batteria, la Roland... è molto bella quella, è molto 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 bella. E invece cos'è che volevo dire? Ah, ok, invece è molto interessante il fatto che abbia messo un pezzo suonato all'interno del video, così abbiamo potuto anche sentire la soprano, che vabbè raga, quella è una batteria un po' più di nicchia, diciamo tra virgolette, come marchio, che però funziona sempre da paura. E quindi ragazzi, con questo, oh, che caldo, ho caldo alle orecchie, ho caldo a tutto. Comunque, con questo dicevo, grazie mille a Manuel, Leonardo, Michele e... no, ricomincio. Manuel, Leonardo, Simone e Lorenzo per avermi mandato questi video, veramente tutti studi e batterie molto interessanti. Siamo andati un po' in qua e in là come età, però tutti abbastanza giovani, devo dire. Chi giovanissimo, chi meno giovane, ma sempre ancora molto molto giovane, in confronto a me. Basta, ragazzi, con questo, se volete mandarmi il video del vostro bunker, o, dato che me lo state chiedendo, se volete mandarmi anche dei video della vostra batteria live e del vostro setup live, potremmo fare magari qualche reaction dei vostri, appunto, setup, non in studio, ma dal vivo. Potrebbe essere interessante, mi fate un video col cellulare così, di quello che utilizzate live, magari anche dei microfoni eccetera, se sono microfoni vostri, come fate a microfonare tutto, far sentire la batteria, come fate eccetera eccetera eccetera. E basta, con questo ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va, mi raccomando, e andate sul mio sito gatsudrums.it, dove ci sono tutti quanti i miei corsi, e noi ci vediamo al prossimo video.